Il Senato approva. Con il via libera definitivo da parte del Senato, la riforma della legittima difesa diventa legge. Con tale riforma si allargano i criteri per cui la difesa viene considerata legittima e diminuiscono i casi in cui invece scatta l'eccesso di illegittima difesa. Sarà comunque sempre il giudice a stabilire se la reazione sia legittima o meno. Ma i cittadini cosa ne pensano? Sono pienamente d'accordo con il ministro Salvini. Era ora che si facesse una legge dove il cittadino italiano viene tutelato. Non crede che in questo modo si potrebbe creare una sorta di far west? Il giudice che decide, però dal momento in cui sei a casa e uno ti entra in casa hai la facoltà, almeno la possibilità di difenderti. Difatti non ha niente a che vedere la legge sulle armi con la legittima difesa, perché poi si scambia la legittima difesa, che comunque il carnefice è colui che entra in casa, non diventa vittima. La vittima è colui che riceve l'offesa. Ma se ci si ficca di nuovo in tutti quei problemi, tribunali, cause e quant'altro, non sono più d'accordo. Se le dovesse entrare un ladro in casa e fosse armata, l'arma la userebbe o no? Certo, in fronte. No, assolutamente no. Non mi sembra un deterrente per sconfiggere la criminalità e in più è pericolosa perché poi si può anche degenerare in altre situazioni. Non ho il porto d'armi e non ho nessuna intenzione di prenderlo, però per chi magari ce l'ha e lo usa nel caso in cui viene aggredito, onestamente trovo giusto che si possa difendere. Io sono d'accordissimo, perché in casa bisogna essere sicuri. Io sono invalida e giustamente mi è successo che sono venuti dei ladri di notte. Fortunatamente, avendo il cane, non ho ci ha avvertito e sono scappati. Lei non pensa che in questo modo si potrebbe giungere a una sorta di far west? No, perché non è detto che bisogna avere un'arma. Io non ho armi, non mi piacciono, però anche se scendeva mio marito con una scopa, con qualunque cosa, giustamente mi posso difendere. Certo che se tu uccidi qualcuno il processo ci sarà, comunque le indagini ci saranno, giustamente che è così, però hanno equiparato il fatto di difendere la tua vita con la tua proprietà. Questo. Quindi tu difendi i tuoi beni, i tuoi familiari e non sai che intenzione ha alle 3 di notte una persona. L'arma no, per l'amore di Dio, non è ammessa. E in alternativa? Una testata, un pugno, qualcosa, una sardella, perché? A mano aperta, proprio.